Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, o buonasera, o buon... dipende un pochettino, diciamo, se guardate il video la mattina, il pomeriggio e la sera. Sono qui per presentarvi la nuova collezione di Gel Color Autumn in Love, che abbiamo presentato alla Fiera Beauty Fitness Show di Catania circa 2 settimane fa. Per chi mi segue ha visto i vlog che già ho caricato sul mio canale YouTube, sia dell'allestimento della fiera che della fiera. Perciò abbiamo diviso, diciamo, l'evento fieristico in 2 video separati per farvi vivere insieme a me quello che è la preparazione di una fiera e poi farvi vivere in 8 minuti, 9 minuti, non ricordo presso poco quanto, 3 giorni intensi di fiera, perché la fiera di Catania per noi che comunque lavoriamo e viviamo in Sicilia è una fiera molto sentita. Abbiamo presentato proprio a Catania questa nuova collezione che si chiama Autumn in Love. Qui ho il poster della campagna pubblicitaria che devo dire che in circa 15 giorni, perché questo è il tempo in cui l'abbiamo lanciata, è veramente una collezione che è molto bella. È bella la comunicazione, sono belli i colori. Sono 5 nuance di nude che spaziano un po' dal beige per arrivare, passare dal rosa a un cioccolato per poi arrivare, diciamo, a un tono di grigio. E ve li faccio vedere qui insieme al testimonial di questa campagna pubblicitaria. La collezione appunto è Autumn in Love, i colori sono 5, partono dall'Over Skin, Sensual Rose, Sexy Mood, Hot Mood, 50 Grey. Spero di averli letti tutti in sequenza giusta, perché l'ho dovuto imparare a memoria, che non ricordavo la sequenza, perciò dopo che mi rivedrò vediamo se magari li ho detti giusti, ma credo proprio di sì. Che caratteristiche hanno? Allora, l'Over Skin è un beige, fa parte della famiglia dei Metal Pearl, infatti il suo codice è MTP37. Per chi conosce Tien sa che la famiglia dei Metal Pearl sono dei colori che hanno un leggero riflesso, perlatura, o sono metallizzati, o possono essere entrambi. L'Over Skin ha una leggera perlatura che lo rende molto elegante, secondo me. Sensual Rose fa parte della famiglia dei Nude, è un colore pastello, un rosa freddo, molto delicato. Sexy Mood, ce l'ho qui davanti a me, è un rosa carne. Hot Mood è invece color cioccolato, molto chiaro, però che tende sempre al rosato. E poi abbiamo il 50 Grey, che mi piace tanto il nome perché richiama un pochettino ancora i film 50 sfumature di grigio, di nero. E poi è un tono di grigio molto particolare, non è il classico grigio che si vede in giro. Adesso vi lascio all'applicazione. L'abbiamo fatta come al solito, io preparo le tip prima, perciò opacizzo la tip, attacco l'etichettina così per voi è più comodo verificare e controllare il colore. Iniziamo con l'Over Skin MTP37, vi faccio vedere l'applicazione.
molto belli. Una collezione veramente molto 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 bella. Lover Skin, Hot Mood, 50 Grey, Sensual Rose, Sexy Mood. Eccomi per i saluti finali. Vi ho fatto vedere l'applicazione di... Ops, mi sono cadute. Prendere le tip ogni volta è un problema. Vi ho fatto vedere l'applicazione di tutti e cinque i colori. Li abbiamo stesi sulla tip trasparente. Anzi no, color latte a dire la verità. Preferisco perché comunque nel video si vede più corposo il colore. Spero vi sia piaciuta la mia nuova collezione, spero vi sia piaciuta la scelta dei colori che abbiamo selezionato per questo inverno. Vi invito a seguire il canale e vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, ma vi invito di più, a dire la verità, a scrivermi nei commenti se avete domande, se avete qualche chiarimento da chiedere. Vi aspetto nel prossimo video, che sicuramente sarà per la fiera di Aestetica a Napoli, che sarà la settimana prossima, perciò tutte le nostre clienti vi aspettiamo allo stand Etienne. E questa è la nuova collezione. Un abbraccio a tutte, un bacio da Salvo. No.